trovare il giusto equilibrio tra rappresentanza e governabilità. Deve essere assicurato che il voto rispecchi appieno le volontà dell'elettore. Fornire un'assemblea in grado di dare la fiducia al governo e quindi in grado di legiferare. Senza eccessive deformazioni della volontà del popolo. Abbasserei molto le soglie. Si potrebbe adottare in parte quello che è il sistema elettorale francese, che prevede appunto le elezioni a doppio turno eventuale. Dare una soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza abbastanza alta e poi dare la possibilità al singolo cittadino di esprimere da solo la propria preferenza senza vincoli quali possono essere le liste bloccate. Con le preferenze bisogna tenerne conto assolutamente. Io penso stia più all'etica sia dell'elettore che del candidato. È un problema che deve essere rimandato alla coscienza, dando proprio la possibilità al cittadino di scegliere direttamente il proprio rappresentato, che magari anche al di fuori di liste stilate dal partito. Difficile da scegliere. Penso alla rappresentatività. Questo momento è più importante della governabilità. Essendo noi una democrazia rappresentativa, è fondamentale che la rappresentatività rappresenti il criterio, scusatemi il gioco di parole. Al momento c'è bisogno di una maggioranza forte che sia capace di dare le giuste leggi all'Italia. È bene che il Parlamento si ritrovino, se non tutte, almeno la gran parte di quelli che sono i pensieri del popolo.